Un bel combattimento. Bim. Allora, ricordiamoci che abbiamo sempre la nostra mitica tessera con il sisma attacco, però in questo caso ha effetto soltanto su di lui. Ma ci serve. Bim. Ok. E adesso multitestata. Multitestata? No, testata. Non ha senso. O meglio, aveva senso forse sulla seconda. Si è caricata di elettricità. Quindi la possiamo comunque colpire con il martello? Lo scopriremo presto. Sì, ma non con il salto. Non con il salto. Quindi difesa. Difesa. Oh. Non è stato un brutto attacco, no. Si potrà parare? Forse. Ma era talmente veloce che sarebbe comunque stato difficile. Nuovo livello. Meraviglioso. Allora, se andiamo sui PV, praticamente possiamo andare a, diciamo così, mettere una toppa per il fatto che abbiamo tolto l'altra tessera che aumenta di 5 i punti vita. Altrimenti dobbiamo aumentare qua. No, però no, di nuovo PV no. Io andrei sui PF, visto che adesso ne stiamo utilizzando sempre di più. Sì, ci servono. Tanto, bah, la cosa migliore da fare mi sembra tirar su un po' tutto, un po' alla volta. Oh, questo nemico qui non lo riesco a colpire, maledizione. Ah, e non lo riesco nemmeno a bloccare. Vabbè, sisma attacco e via. Bim, a posto. Che stile. Che stile. Cos'è che stile? C'era una tessera che parlava di uno stile, appunto. Ti indica quando pigiare per avere un effetto stiloso. Qualcosa del genere. Forse dopo che hai attaccato puoi... Eh sì, perché ancora non sono andato a vedere le tecniche, tutto quell'elenco di guide, eccetera. Magari dopo che hai fatto un attacco tipo premi, pigi e... ti fa un'acrobazia. Mi sembra che abbia fatto tipo un'acrobazia e forse aumentano gli applausi e quindi riempi di più la barra lì del coso. Potrebbe essere. Ci sta che sia una cosa che io proprio non so ancora. Ma vinceremo lo stesso, tranquilli. 4 piante sono tante. 4 piante sono decisamente troppe. Quindi ci tocca. Sì, ha fatto tipo un salto all'indietro prima. Carino. Vabbè. Allora, testata. Uno. Ah, giusto, è vero. Però un danno l'ho subito. In ogni caso. Troppo presto. Forse troppo tardi questa volta. Bene, ottimo. Ottimo tempismo. Allora. No. Ok. Consumo un punto vita, però allo stesso tempo gliene faccio uno di danno. No, non so se conviene. Facciamo di... sì, difesa, dai. Tanto lei è dietro, quindi non dice molto. Non l'avevo nemmeno visto lui. Non so nemmeno se ha senso provare la super difesa contro gli oggetti che ci cascano addosso. Forse no. No? Ok.
Oh. Dai. Allora. Voglio fare una cosa. Tattiche cambio. Cupaldo. Ah, però mi sa che lei, Gumbella, non riprende vita così. No, solo quelli in campo. Vabbè, amen. No. Poteva andare meglio, ma anche peggio. Dai. Bene. Ho voluto utilizzare l'abilità con i punti stella perché... Punti stella, vabbè, io poi sbaglio i nomi, comunque avete capito. Perché se no rimane sempre piena e non la sfruttiamo mai. Quando serve è meglio usarla. Penso. Allora. Io qui andrei ad utilizzare questo. Così non sbagliamo. Colpiamo entrambi e via. E poi Cupaldo. Oh! Non sbagliare, a parte che anche se sbaglia fa comunque uno di danno, però. Basta sbagliare. Basta sbagliare gli attacchi di Cupaldo, su. Perfetto. Per sicurezza, fatemi vedere. 19 su 20, ok, sì. Quell'abilità lì non cura quelli in panchina, anche perché letteralmente dobbiamo colpire le faccine e non c'era la sua faccina, quindi era abbastanza evidente che non avrebbe funzionato. Bing. Perfetto. Molto bene. 9 punti non sono da buttare. Direi di salvare, sì. Le ritroveremo qua? Sì. Oddio, le affrontiamo adesso? Ehi, ma tu sei Mario. Ti credevo furbo, invece ti viene a costituire da sole, idiota di un baffone. Voi avete il collier, e poi... Cosa intendi per... Ti viene a costituire? Non è una cosa personale. Noi dobbiamo fermare chiunque sia a caccia di gemme stella. Vi daremo una bella lezione e ci prenderemo la mappa. Fatemi sotto. Come fate a sapere delle gemme stella e della mappa? Ah, scusate, era lui che parlava. Che dovegna. In effetti sì, ha senso. Non sarete mica coinvolte nel rapimento della principessa? Chi siete voi? A cosa vi serve sapere i nostri nomi? Vi basti sapere che noi siamo... Ombre. Tre sorelle ombra. Tre sorelle ombra? Ma quante scempiaggini dici, fanfarona di un'ombretta? Siamo il Tris d'ombra. Con sorelle è tutto meno misterioso e fa meno paura. Quante volte te lo devo ripetere? Ah, hai ragione. Il fatto è che mi piace tanto quando mi chiami sorella. Poverina. Quanto sei sdolcinata, ti meriti una punizione. Ora però la priorità è di liberarci di Mario. Ombretta, Brunilde, su, all'attacco. Questi poveri sprovveduti conosceranno la potenza del Tris d'Ombra. Ricevuto. Ci attaccano veramente. Pensavo fosse un nemico che avremmo affrontato molto più in là, ad essere onesti, però ci sta. Maledirete il vostro destino che vi ha gettato in pasto a noi. Ombretta, Brunilde, facciamogli vedere di cosa siamo capaci. Sì, Nerea. Impossibile fuggire. Allora, è già qui. Mi turba il fatto che io non abbia inserito in squadra... Lei. Perché voglio utilizzare l'enciclopedia. Comunque...
Esatto. Vediamo quali attacchi faranno. Un pugno. Poco efficace. Lei ci ha messo di più a lanciarlo. E lei fa un incantesimo di ghiaccio. Complimenti. Allora, mettiamo lui davanti, anche se ha meno vita, in effetti. Ah, quasi quasi lascio lei questa volta. Tecniche. Multitestatona? No, enciclopedia. Ah, oddio. Si può fare su tutte e tre. PV 10, attacco 1, difesa 0. Ok. Non ha caratteristiche particolari. È geloso di lei perché è più carina? Contento te. Contenta te. Allora, sisma... attacco. Sì. Ok. Bingo. Ah. Quasi. Cosa aumenta la difesa? Potenza. Potenza diminuita. Oh beh, per quanto riguarda lei non ci interessa troppo. Facciamo così. E Brunilde è la sorella di Nerea, il capo del Tris d'Ombra. Ha un massimo di 12 punti vita, la potenza è 2 e la difesa è 0. Delle tre è quella che è più potente, quindi eliminala per prima. Oltre a ciò non ha altre caratteristiche particolari. Ah, va attaccata per prima lei, ok. Vabbè, in realtà ha utilizzato attacchi ad area per lo più. Allora, abbiamo anche il multisalto. Non è nemmeno male. No, però fare così. Ah, beh, giusto. In questo modo posso attaccare solo la prima. Multisalto. Multisalto. Ok. Bene. Ci siamo riempiti. Però non vi credevo così forti. Ma ora facciamo sul serio. Vediamo. Ah. Ah. Mario è messo malissimo. Molto male messo. E lui non può chiaramente uscire dalla squadra. Giusto? Non può. Non può decisamente no. Allora, se io facessi così... c'era anche questa che non avevo neanche provato. No. Aspettate un attimo. A parte che con quegli attacchi lì mi colpiscono anche da dietro, quindi è uguale. Però... così. Lo so che ci porta via turni preziosi e rischiamo grosso. Ma non mi sentirei in pace con me stesso se non lo facessi. Con le magie ingigantisce i suoi alleati o rimpicciolisce noi. La sua risata si fa inquietante quando sta tramando qualcosa. Allora. 4 punti vita a lei laggiù, glieli possiamo togliere. Ma Mario sta per crepare, quindi io non posso permetterlo. No. Mi tocca utilizzare questa. Adesso. E devo cercare di recuperare più vita possibile con Mario. Quindi... e ovviamente non ne colpisco neanche uno di Mario. Sì, uno sì. Due. Oh. Vabbè, però non è andata male. Praticamente ho colpito tutti quelli che ho visto. Ok, sì sì sì, va benissimo, va bene, va bene. Questo ci permette di tener botta ancora per qualche turno. Tiè. Questa brutta, eh. Questa brutta. Tecniche. Multitestata no, in questo caso no. Anzi. Sono indeciso. Farei così. No, niente, sisma attacco, via.
Ok. Bene. Mi devo anche ricordare di controllare lo sfondo, ma spesso me ne dimentico. Allora. Multitestata, se riesco a colpire lei così. Non so per quante volte si può fare. E quello è il problema. Vabbè, se facessimo così. Lei è la più debole? No. Non mi interessa. Facciamo così, dai. Due li toglie? Come mai due? Toglie due con ogni salto, forse perché abbiamo aumentato il rango? Oddio, non ci avevo neanche fatto caso. Si è fatta sconfiggere, mi dispiace. Scusa, Nerea, non sbaglierò più. Tieni. Ok. Mi sto iniziando ad inquadrare, forse un po' tardi, ma... Via. Perdonami, Nerea. Mi sa che non ti perdonerà, conoscendo il tipo. Sì, fa due adesso. Cavolo, fortissimo così. Ui, uai. Più o meno ha detto questo, no? Oh, per tutte le ombre, vi siete lasciati ingannare dalle apparenze. E tu no? Brunilde, ombretta, abbiamo perso per colpa della vostra negligenza. Vi punirò severamente, ricordatevi queste parole. Ma il collier... Lascialo perdere! Pensavo fossero più forti. Cioè, sembrava un nemico... da endgame, tipo, invece no. Collier! Bene, possiamo tornare da lei. È il collier di Spirou, presto, portiamoglielo! Sì. Allora, tanto salviamo. Se riesco a colpire sto cubetto, che sembra impossibile, tipo... Sono respawnati i nemici? No. Finché non esci dalla zona non respawnano. Qui però sì. Se ce n'era qualcuno. Non abbiamo... Ok. No, mi era preso il dubbio. Non abbiamo ancora utilizzato nessun oggetto. Avanti. Not this time. Ah, giusto. Me ne ho dimenticato. Me ne ero dimenticato. Rischiato, eh? Cioè, o meglio, lui ha rischiato perché l'avremmo sconfitto, però. Si fa per dire, dai. Così. Che schivata di classe. Recuperare vita. Ci manca ancora un po' per salire. Abbiamo la cosa dei punti. No, va bene, dai. Risparmiamoci per il momento. A meno che... Mamma mia, non ci sarà uno scontro là dentro. Però spero di no. Speriamo di no. Sennò è un casino. E voi direte, cosa ti costa, Shadow? Fallo. Curati per 7 monete. Spirou, ci siamo. Fatti vedere. Oh, povera me. Quando potrò rivedere il mio prezioso collier? Eccolo. Oh là là, stelline, avete trovato il mio collier. Sono felicissima. Scusate, ma non sono presentabile adesso. Lasciatelo davanti alla porta e aspettatemi un attimo. Le donne. Ah, eccomi qui. Bella. Charmant. Mamma mia. Meno male che hai messo il collier, perché sennò... Oh là là, e tu sei Mario, il mustacchione che mi ha trovato il collier? Ma guarda che omaccione, un po' demodé, ma gentile, piuttosto bellino.
Meriti un regalo speciale. Che ne dici di un mio abbraccio avvolgente con caschetto? Su, non hai il physique du rôle del timido. Lasciati stringere dalle mie braccia. Che letture, eh? Lo so. Lo so, anni di studi. Oh là là, sei tutto rosso, ma sai che sei carino? Mi dicevi, Mario, che sei alla ricerca delle gemme stella, ma... hanno qualcosa a che fare con il tesoro leggendario di Fannullopoli? Sì. Oh là là, partire insieme alla ricerca di pietre preziose, che emozione! Era proprio l'avventura stimolante di cui avevo bisogno. E poi con un bel baffone come te, Mario, andrei dappertutto. Hai rapito il mio cuore e io ti seguirò come una guardia del corpo, Shiri. Ah! Per un momento pensavo addirittura che ci fosse un combattimento, non so, mi ispirava a cattiveria. Si unisce al gruppo. No, non me l'aspettavo. Allora, soffermento così potente da spazzare via qualsiasi intralcio. Ecco cosa servono quelle pieghe, lo sapevo io che c'era qualcosa. Lo sapevo, maledizione. Stordire il nemico. E così lo puoi colpire più facilmente, chiaro? Chiarissimo. Pensavo fosse una cosa che tipo faceva lei in automatico, arrivava lì e liberava la strada. Invece no, entra nella nostra squadra. Meraviglioso. Mario, il rubacuori. Mario, lo sciupa... Sciupa mesdam. Mario, il tombe de femme. C'è cascata anche lei. Beh, alla fine viene con noi e questo è l'importante. Era ora, alla grande quercia. Madame Spirou, trovi l'entrata segreta con un bel soffio. Sì. Bene, tutte pazze per Mario. Oh, Mario ruba cuori, un sciupa femmine, sì, decisamente sì. Il baffo attira. Allora, quindi, il bosco era qua sulla sinistra. Quindi ci siamo. Però prima, sì. Ho rischiato già adesso non voglio più rischiare, faccio così, ok? È vero, di monete non abbiamo nemmeno tantissime, ad essere onesti, perché ne abbiamo speso un bel po' l'altra volta, però... Allora. Schiaccia tosta. Salta impavida sul nemico e lo schiaccia. Folata. Soffia un vento potente e sbaraglia tutti i nemici. Mio Dio. Ah, che ne sapevo come funzionava. Cioè, è chiaro che dovevo mirare lì dentro, però non pensavo ci fosse un tempo, sì. Amen. Ci rifaremo dopo. Nota che si fa sempre più difficile riuscire a fare un colpo perfetto con i nostri compagni. Tiè. Bisogna mantenerlo lì dentro perché altrimenti si sposta. Quanto gli ha fatto di danni? Almeno 2. Salto. Tu Mario sei sempre ad 1 di danno col salto, sì. Quindi Gumbella ti batte in questo. Eh sì, decisamente. Allora, non è male. Devo capire quanti danni fa il suo attacco. Che poi penso di poterlo capire tranquillamente dal menu, eh. Triplicato le monete. Ma è fantastica sta cosa. Però tra poco finirà. Ne sono abbastanza certo. Allora, io ho squadra. Ho sbagliato. Squadra. Occhio ai nemici spinosi o di fuoco. Va bene. Non mi dice quanti... Vabbè, dopo dovremo provare. Al diavolo. Allora. Ma si può usare anche... in altri punti il vento... Boh. Impossibile questo da schivare. O da anticipare.
funzionerà? Sì. Ok, tieni premuto e rilascia A seguendo le indicazioni. Ah, spazza via i nemici, nel senso proprio che li manda via? Ok. Però non sono arrivato al massimo, altrimenti avrebbe colpito anche lui. E vabbè, oh, si può aver mica tutto dalla vita. Lo so che non gli faccio niente, tranquilli. Spostati. Ci siamo. Siamo in quella fase lì. Applauso. Ah beh, siamo al massimo. A posto. Niente, non mi riesce, ragazzi. Mi riesce poche volte contro di loro, quindi... Questo funziona? Ah no, era grigio. L'ho visto dopo. Ah no. Ok. Questo è efficace. Pensavo fosse un attacco normale, però in effetti no. Non è un attacco normale. Vabbè. Meglio così. Che ingiustizia però. Attacco, ma tanto non posso fare nulla con lui, quindi... Questa volta lo uso. Ok. Via. Che stile. Eccolo. Sì, ho schiacciato A. Però non so quando. Un po' a caso. Mi è uscito. Allora, era di qua, no? Spero di non sbagliarmi, sì. Sì, anche perché di là non c'era niente. Numero 1. Oggi a Fannullopoli gli ultimi avvenimenti di Fannullopoli sono qui, direttamente sul vostro schermo. Ieri nell'area ovest, nei pressi del casinò, è accaduto un grave incidente. Spazientino dai costi del casinò? Spazientito dai costi del casinò, Gumbocchio ha scosso con violenza Palmamatic, innescando il sistema di allarme e provocando la temporanea chiusura del casinò stesso. Non avverto dolore perché sono una macchina. Comunque l'episodio mi rattrista profondamente, ha dichiarato Palmamatic. Il casinò dovrebbe essere un luogo di divertimento. Shopping. Unica nel suo genere, scegliete la bottega che fa per voi comodamente da casa. Oggi parliamo della bottega Todd di Borgofiore, che festeggia i 20 anni di attività. Il proprietario è un nobile scapolo, ma pare sia innamorato della bella figlia della proprietaria della locanda. Entrambi sembrano molto intraprendenti e ci hanno rilasciato una dichiarazione. Di vita ce n'è una sola. Viviamola con gioia e pienamente. Vi aspettiamo alla bottega. Cucina facile. Le migliori ricette da presentare in tavola e da fare in tutta semplicità. Ecco il piatto di oggi. Funghi fritti. È facilissimo da preparare. Basta friggere i funghi ed è pronto. Fatelo per cena. Editoriale era il nostro numero 1. La FML si augura che lo abbiate gradito al prossimo numero. Numero. Bene. Gradito? Diciamo di sì. Allora, albero. È tempo di... Farci strada. Non così però. Così, bene. Immagino che qua dentro ci sarà tipo un dungeon, secondo me, una sorta di castello, no? Oh, salve. E qui chi ci vuole ripassare i comandi, che ancora non ho nemmeno letto io, quindi... per me non sarebbe un ripasso. Lo devo assolutamente fare perché ho paura di perdermi altrimenti qualcosa di importante. Però, allora, abbiamo detto che era qua, giusto? Sì. Non si vedeva per nulla, però. C'era una piega, forse da qualche parte non l'ho notata. Evviva, l'entrata segreta, ora possiamo entrare. I fufini sono proprio dei bravi batuffoli. Mario, lo sapevi che io prima ero un'attrice molto famosa? Non c'è un uomo su questa terra che non mi conosca. Ero la stella del palco. Ma il mondo dello spettacolo non è solo bello e brillante. Sai, è un mondo per adulti. E io da quel mondo fuggii e venni a vivere qui.
Interessante. Quando conobbi il cuore puro dei fufini, io ritornai in contatto con la mia vera anima. E grazie a loro ho capito che amo il teatro. Voglio risalire sul palco, strizzare gli occhi ai riflettori e sentire il cuore in gola. I fufini mi hanno fatto sentire tutto ciò e a loro sono riconoscente. Mario. Ah, adesso ci apre la porta, giusto? Ho aperto la porta da dentro. Vengano, vengano. Signori, vengano. Finalmente potrò ringraziare i fufini per tutto quello che hanno fatto per me. Su, andiamo, Mario. Vieni qui, non c'è niente. Ok. Passiamo di qua. Grande quercia. Spacchiamo un po' di cose. Che strano, di solito sono tutti qui. Matriarca? Matriarchina? Esci fuori? Ma... Oh. Questi si attaccano, vero? Alto là! Come siete entrati? Ehi, ma quello non è Mario? Cosa? Facciamolo fuori subito! Però Fustighino ha detto che se trovavamo Mario prima dovevamo avvertirlo. Tu sei proprio un idiota. Se sconfiggiamo Mario ora ci daranno una promozione. Dici? Beh, allora attacchiamolo. Pronto? Fatevi sotto. Come siamo messi? PF, PF, così così? Va bene. Ci siamo. Siamo super pronti. Siamo pronti, però prima devo fare questo. Anche 20 punti vita, tra l'altro, lei, quindi... Tanta roba. Tattiche. Tattiche. No, tattiche no, adesso. Sisma attacco. Ok. Ah, però. Male, malissimo. Enciclopedia. Tanto questi sono uguali. È un esecutore. È un membro delle forze incrociate. Non è carino dirlo, ma veramente è poco più che una recluta. Ha un massimo di 4 PV. Ok, ha pochi PV, però 3 d'attacco e tanta roba. Usa subito oggetti o fatti aiutare da uno dei tuoi alleati. Se sono più di uno. Insomma, allora, multisalto, però togliamo uno e uno. Non ha senso, no, meglio sconfiggerne uno. Sisma attacco, per il momento no. Ok. Attacca pure. No, non ho ancora il timing con loro. Oddio, non che con gli altri sia andata troppo meglio, però... Stata... Fortissima. Bene. Vedo che comunque di quei soli per aumentare di rango non ne danno troppi, eh? Maledetto, ma non finisce qui. La tattica successiva è avvertire Fustighino. Ah. Mi sa che c'è un nemico là dentro. Così a naso, eh. Mario, sei eccezionale, hai sconfitto quei due. Sì, ma dove sono tutti quanti? Saranno andati via di qui? Avranno cambiato casa? Credo che saranno stati, tipo, rinchiusi da qualche parte. Guarda, dove ti sei nascosto? Guarda dove ti sei nascosto. Esci fuori, su, ho portato con me degli alleati fortissimi. Come sono grandi. Sei sicuro che quello con i baffi non ci mangi? Ah, ci sei anche tu. Sono grandi, davvero, questi ci fufignano. Che paura, fufufu, che baffoni. Li voglio toccare. Non abbiate paura, Mario è un amico. Avete visto prima come ha sconfitto quei due? Ve lo presento, lui è... Aspetta. Chi te lo assicura che lui è davvero un nostro alleato? Con quei baffi potrebbe essere una spia. Cosa dici, Fufurio? Mario non è uno di loro.
Lui è venuto per aiutarci. Se uniamo le nostre forze, potremo cacciarli di qui. E la grande quercia tornerà ad essere la nostra casa. Fufo, sei il solito presuntuoso che vuole fare il capetto. Sei mancato per un po' e non sai cosa abbiamo passato noi nel frattempo. A proposito, dove sono tutti gli altri? Li hanno rapiti quelli là. Li hanno portati via. La matriarca, gli amici, tutti, anche tua sorella. Come? Fulvia. Li hanno rapiti e nascosti da qualche parte in questo grande albero. E solo perché non gli abbiamo detto dove si trova una certa gemma. Ma che ne sappiamo noi delle gemme? Oh no. Presto, dobbiamo salvarli. Che stai fufignando? È impossibile, capisci? E questo baffone non sarà di certo la nostra salvezza. Non fare il fufignone. Se non ci proviamo non lo sapremo mai. Se rimaniamo uniti, nessuno ci resisterà. Perciò dobbiamo rimanere insieme e dare il massimo. Se ci credi veramente, allora facci vedere di cosa è capace il tuo amico baffone. Se tu e il baffone riuscite da soli a salvare i nostri compagni, vi darò una mano anch'io. Tanto non ce la farete mai. Ce la faremo. Ho ragione Mario, vi salveremo insieme. Speriamo. Svelto, va a salvare i nostri amici. O ci hai ripensato? No. E Fufurio è grande e grosso. E farebbe meglio a diventare grande anche in quanto a maturità. Giusto. Bravo. Cantaliene 4. Wow, in un albero tanto grande un mondo intero. E ci sono anche delle opere d'arte in pietra appartenenti agli antenati dei Fufini. Chissà a quale epoca risale la rinascita della civiltà fufina. Per me, un'aspirante archeologa, è un sogno trovare cose tanto antiche. Tutto molto bello qua. Sì, decisamente. Si può colpire? Sì, tutto si può colpire. Bene. Ti è? Allora, come siamo messi? Ci eravamo ricaricati non da troppo, ma lo faccio. Ok. Salvo. Entriamo.